Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, spero che si senta, quindi datemi conferma. Vi faccio vedere pacco benessere mensile più i prodotti che ho riscattato perché sabato abbiamo l'evento dal vivo sugli oli essenziali della Bibbia. Sarà un'esperienza immersiva a 360 gradi e ci sarà qualche sorpresa piacevolissima per chi parteciperà. Iniziamo col pacco benessere mensile. Allora, è piccolo questo mese. Ho preso la ricarica per il sapone per le mani Tives. Vi ricordo che se hai i flaconcini con, cioè quelli piccoli, ne basta davvero poco. Tu puoi metterne anche un terzo o due dita e poi riempi con acqua. Il dispenser farà lui la schiuma. In questo modo avrai un sapore certo. Un sapone 100% naturale con tutte le proprietà dell'olio essenziale di limone della miscela Tives. Poi ho preso per una mia carissima amica il V6 e quindi l'olio essenziale base che abbiamo. Questo è bellissimo perché non unge, non macchia i capi, ok? Lo puoi usare così oppure viene dato in dotazione con il dispenser. E poi ho preso i miei Mai Più Senza, che sono gli Young Living RC, che mettiamo sempre in diffusione la sera. Quando finiamo di mangiare io vado su e preparo i diffusori, oppure mando i miei figli a preparare i diffusori e mettiamo 7 gocce in ogni diffusore, sia quello in camera nostra che in quello in camera dei bambini. Perché abbiamo visto che è quello che aiuta di più la mia famiglia a rilassarsi dopo una giornata pesante. C'è stato un periodo in cui mio marito faceva davvero tanta fatica ad addormentarsi, talmente ero stressato, e abbiamo visto che questo è un portento, rilassa al massimo, aiuta a respirare bene e quindi basta, è diventato il nostro Mai Più Senza. E poi invece un Mai Più Senza però per il giorno da tenere nei nostri diffusori è l'Orange, perché fondamentalmente perché è il più economico. Quindi mi dico sempre: ma no, prima devo finire tutti gli altri che ho sopra, no, la mia riserva. Però poi dico: no, perché devo sprecare delle miscele pregiate quando posso prendermi l'Orange e mettere questo in diffusione? Quindi generalmente questo in diffusore ogni mattina quando mi alzo. In realtà ho due diffusori, uno in cucina e uno in sala, specialmente adesso che è stato inverno e ho lavorato sotto per risparmiare. E quindi, l'arancia. E questo purtroppo è il mio pacco benessere di questo mese, che è stato un po' striminzito, però sono contentissima. Lo stesso dei miei acquisti molto apprezzati e di cui sono grata. Allora, e invece vediamo un po' perché ho riscattato i punti perché abbiamo questo bellissimo incontro sugli oli essenziali della Bibbia. Abbiamo già sul canale YouTube. C'è già una lezione sugli oli essenziali della Bibbia, ma questa sarà diversa. Ci saranno proprio nozioni diverse e sarà bella perché sarà immersiva a 360 gradi, quindi avrai la possibilità di annusare gli oli essenziali pregiati e di ricevere qualche informazione in più proprio andando a vedere con mano nella Bibbia dove ci sono scritte queste cose. E per l'occasione ho preso Three Wise Men. È la prima volta, credo in assoluto, che lo provo. Forse l'ho sentito una volta in diffusione dalla persona che mi ha fatto conoscere l'azienda, dai nostri amici, Dave e Debbie. E questo, Three Wise Men, ovviamente il nome è riferito ai magi che andarono a donare a portare i doni a Gesù. Ricorda? È un incrocio tipo tra energy, infatti vedi che ha
lo stesso colore e fragranze antiche, buonissimo. Buonissimo, quindi questo l'ho portato perché lo proveremo. Poi un olio invece che non è la prima volta che uso ed è Joy. Ci sono affezionatissima a quest'olio perché è stato il mio aiuto in uno dei momenti più brutti della mia vita, in cui mi sentivo proprio senza speranze, non sapevo cosa fare, avevo tante difficoltà, non vedevo proprio chiaro, vedevo soltanto le difficoltà, non riuscivo a vedere cosa poteva esserci oltre la difficoltà, non riuscivo a vedere l'opportunità nella difficoltà. Ero da sola, mi sentivo profondamente sola, abbandonata da tutto e da tutti, e questo olio mi ha aiutato tantissimo. Questo è un olio che promuove la gioia. Quindi, se sei in uno di quei periodi dove, cioè, sembri in un tunnel nero, questa è una miscela che devi provare. Ha delle note floreali buonissime. Mamma mia, ti fa gioire proprio solo l'odore è davvero fenomenale, non vedo l'ora di farlo provare. Ah, ai partecipanti, buonissimo. E devo dire che mi ha aiutato molto proprio a tirare su il morale, no? Poi ci sono affezionata a questa miscela anche per un altro motivo, perché dopo aver visto i risultati che ho ottenuto io personalmente, l'ho consigliato a una mia carissima amica e lei l'ha preso volentieri, l'ha provato volentieri e ha visto anche lei i risultati. Poi è successo questo: è successo che questa mia amica si è trovata in difficoltà economiche e voleva lo stesso Joy, però non poteva permetterselo. E le ho detto: guarda, visto che so la tua situazione, perché non provi? Visto che so che vuoi l'olio per migliorare l'umore, perché non lo provi? Perché non provi il limone invece di prendere Joy? È vero, non ha la stessa fragranza. Buonissimo e femminile, però può aiutarti lo stesso, no? E so che non c'entra nulla, però lei ha comprato il limone, ha visto che utilizzandolo aveva lo stesso effetto e mi ha ringraziato tantissimo perché ha detto: grazie Paola, che si è visto che avevi cura di me. E mi hai fatto anche risparmiare denaro, no? Quindi ci sono affezionata a questo Joy in realtà, perché mi ha permesso davvero di crescere anche sotto questo aspetto e di capire che le persone vengono prima del profitto, perché per me sarebbe stato molto più semplice dire sì, prendi Joy, eccetera, ma non sarebbe stato corretto nei confronti di quella persona, perché sarebbe stato come guardare soltanto un problema suo e non l'altro, nonostante, ragazzi, il limone non è comparabile con questo per quanto riguarda la bellezza e l'entusiasmo che manda, no? Anche se amo il limone lo stesso, come amo l'arancio. E poi ho preso questi, gli igienizzanti mani. Uno perché mi sono accorta che mia figlia non ce l'ha più nella borsa per fare ginnastica e quindi serve sempre perché non si sa mai. Uno perché mi sono accorta che io l'avevo finito nella mia borsa e uno perché mi sono accorta che non ne avevo più da regalare ai clienti. E questo, specialmente adesso che arriva l'estate e che siamo più tempo fuori, magari non riusciamo a lavarci sempre le mani, è super super comodo. Poi mi piace tantissimo l'odore, quindi ok, quindi questi sono i miei pacchetti, sono felicissima, vi ricordo che mi piacerebbe tanto vedere i vostri. Vi saluto, ci vediamo alla prossima e per chi verrà ci vediamo sabato. Ciao!